Buonasera amici, benvenuti in un nuovo video sul mio canale, sul canale di StezTero. Io sono Stez25397 o StezTero, come meglio preferite. Si è appena conclusa la 25esima edizione del trofeo Berlusconi, che ha visto la Juve trionfare in quel del Lupower Stadium Brianteo di Monza, dove erano presenti 1.000 invitati dalle due società, dal Monza e dalla Juventus. Ha vinto la Juventus 2-1, che si è aggiudicata il trofeo Berlusconi, con le reti di Filippo Ranocchia e di Dejan Kulusevski. Per i bagai, il gol è di D'Alessandro, l'ex Spal. Bel gol per D'Alessandro. Bello anche il gol che ha aperto per la Juve con il giovane Filippo Ranocchia. Un bel tiro, bello, imprendibile per Di Gregorio. Poi il secondo gol arriva da un errore purtroppo dei bagai, da un errore del Monza. Palla data all'indietro, la recupera Kulusevski davanti a Di Gregorio, insacca per il 2-0. E poi nel finale il Monza è rimasto in partita, è andato a tanto così dal 2-2, però ha fatto almeno il 2-1 con D'Alessandro. Praticamente palla in mezzo di Pedro Pereira, scavalca tutta l'area, arriva dall'altro lato, c'è Colpani, se non sbaglio, di testa, che la rimette in mezzo, al volo, insacca D'Alessandro per il gol del 2-1. Poi il Monza è rimasto in partita, come detto, fino alla fine, ma non c'è stato niente da fare. Vabbè, calcio d'estate, abbiamo visto anche i nuovi. Bel cross di Pedro Pereira, ha giocato Caldirola dietro. Sia Tunis che è entrato nel finale. E niente, non ho nient'altro da dirvi. Anche la Juve ha lasciato Morata, gente come Morata, Cristiano Ronaldo, Dybala, Chiesa, Bonucci, Chiellini, fuori. Sì, hanno giocato De Ligt, Kulusevski, ma poi Juve infarcita comunque di giovani, De Winter, Fagioli, Peters, cioè tutti comunque under 23 primavera. C'era Brighenti, ma giusto una curiosità così. C'era Brighenti che si è mangiato anche un gol nel primo tempo. Palla in mezzo, non ci è arrivato. Brighenti, ricordiamolo, ex Monza, lo squalo. E niente, adesso il Monza sarà impegnato in due amichevoli con Gian Erminio e Pro Patria, e poi si inizia a fare sul serio il 15 agosto a Ferragosto con la Coppa Italia, dove il Monza affronta nella rivincita del playoff dell'anno scorso il Cittadella. E niente, abbiamo giocato anche bene, ma ho visto Bellucci qualche errorino, un po' così, qualche errorino qua e là, ma è calcio d'estate. Va bene così, va bene così, va bene così. È il trofeo Berlusconi, sì, ma è un amichevole, calcio d'estate. Vabbè, cosa vi potrei dire? Mi sarebbe piaciuto essere lì allo stadio, ovviamente, per sostenere la squadra, perché, però, vabbè, solo 1.000 invitati, niente biglietti. E vabbè, io come sempre vi invito a lasciare un mi piace sotto a questo video, a commentare con le vostre impressioni della sfida amichevole del trofeo Berlusconi tra Juventus e Monza, vinto dalla Juventus per 2-1 al Lupower Stadium. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. E sempre forza Monza, dai bagai!